Bene, questa mattina parliamo di persone. Ieri sera stavo facendo un ragionamento con un imprenditore durante una cena e ci stavamo scambiando un po' di idee su quelli che sono i processi all'interno di un'attività che fanno realmente schizzare in alto le vendite, che fanno schizzare in alto le prestazioni dell'azienda e che in questo senso riducono anche il fattore stress di un imprenditore. Io faccio l'imprenditore da una valanga di anni e ho gestito più di un'azienda. Oltre al fatto di come consulente ho anche aiutato molti imprenditori e il fattore stress è uno dei fattori più importanti del mondo. Per un imprenditore ci sono due tipi di stress. Il primo tipo di stress, che è realmente molto preoccupante, è quello finanziario, quello legato alla liquidità e quello legato alle performance solide di una struttura. Ed è chiaro che è un fattore da risolvere, di cui però non ci occuperemo in questo video. Un fattore tremendamente connesso a questo tipo di condizione della liquidità, che è connesso all'azienda ed è il più grande costo di un'attività, sono le persone. Perché parlo di persone? È perché le persone, come dicevamo un attimo fa, sono anzitutto il costo più grande di un'attività, ad esclusione della materia prima. E comunque sono un costo immobile, sono un costo fisso, sono un costo che tecnicamente può portare l'azienda al successo oppure al fallimento. Che cosa intendo? Allora, se tu vendi libri, il fatto di comprare la carta, di fare la stampa, di fare una serie di attività è sicuramente un grande costo all'interno della tua attività, ma è anche un costo di produzione, quindi spendi unicamente se produci. Anche se sei un dentista, acquisti delle protesi, acquisti delle ceramiche, acquisti degli impianti, acquisti del materiale perché sai che hai una produzione, quindi è sicuramente un costo molto elevato, ma è anche un costo che è proporzionale a quanto tu produci. Il personale, ahimè, non sappiamo mai come gestirlo, è un costo fisso, immobile, nel senso che anzitutto difficilmente lo smobiliti in Italia. In secondo luogo, è un costo che non ha sempre una diretta attinenza con la produzione, cioè se un collaboratore a partita IVA potrebbe averlo, se è un collaboratore chiaramente a stipendio non sempre ha una connessione così diretta e non sempre riesce a farlo produrre come vorresti e comunque quel costo resta sia che tu produca sia che tu non produca, il costo di un impiegato, di un amministrativo, di qualunque figura dipendente resta e quindi un costo che ricopre una valanga di incognite all'interno di un'attività. Quindi dobbiamo capire esattamente come andare fuori da questo tipo di situazione perché, e come rendere il costo immobile del personale come un costo più mobile, più elastico, più adatto ad una realtà imprenditoriale come quella che si richiede di avere oggi. Quindi spesso e volentieri, che cosa incontro? Incontro imprenditori che non sapendo scegliere le persone, non sapendole gestire, scelgono, tra virgolette, alcuni tipi di requisiti. Allora, scelgono per i requisiti da CV, quindi guardano il CV come se fosse una sfera di cristallo che darà loro tutta una serie di informazioni, e pensano, questo qui sa l'inglese, questo qui sa usare il pacchetto Office, questo qui ha un'esperienza simile a quella che vorrei. Quindi nel curriculum trovi un sacco di conferme, sul fatto che la persona sappia fare il lavoro per la quale, la stai selezionando. Però questo qui è anzitutto un errore. Perché? Perché quando tu porti una persona del genere nella tua azienda, non sai se è realmente così, non sai se è realmente produttiva in quel ruolo. B, anche se conosce le regole base di quel ruolo e del tuo lavoro, quando tu la porti in azienda, questa persona porta con sé i benefici di quel tipo di conoscenza, ma anche i danni di quel tipo di conoscenza. Cioè, la persona avrà una serie di abitudini oramai radicate, acquisite in un'azienda precedente o in più aziende precedenti e si porta questo bagaglio negativo all'interno della tua attività. Quindi il primo problema che hai quando assumi una persona di questo tipo è che devi farla disimparare tutto quello che ha imparato fino ad oggi, quindi devi fare tra virgolette, piazza pulita di tutte le idee che ha, di tutta la conoscenza che ha, per poi, mano a mano,
innestare nuove idee. Se tu non fai questo processo, la persona continuerà a prendere tutto ciò che tu le insegni e lo ricatalogherà per come va bene a lei, per quello che ha imparato, quindi farà dei piccoli innesti che confermeranno ciò che ha saputo fare fino adesso e scarterà direttamente ciò che non ha saputo fare. Questo è fondamentale per te da sapere, perché le persone ragionano realmente in questo modo. Lo facciamo anche noi, lo faccio anche io, lo fai anche tu. Quando andiamo a fare un corso di formazione, non è che facciamo il download dal formatore, dalla formazione a noi del 100% del materiale, ci portiamo a casa due o tre informazioni. Spesso e volentieri una di queste due o tre informazioni è un'idea illuminante, altre due, tre, quattro, cinque sono delle conferme con un lievissimo upgrade dell'informazione che già avevamo, perché fa comodo così. Noi non vogliamo essere messi in un'area di discomfort all'interno della nostra vita. Noi vogliamo semplicemente fare le cose con il minor attrito, con il minor sforzo possibile e ottenere il massimo risultato. Questo è il primo problema. Secondo problema, non so mai di chi fidarmi. Quindi generalmente, se non trovo qualcuno che abbia gli skills e che non abbia le capacità, le competenze che mi interessano, cerco qualcuno di estrema fiducia. E a quel punto mi rivolgo a parenti, amici, clienti, quindi persone che ho già avuto modo di conoscere. Peccato che io queste persone le conosca solo superficialmente o le conosco in altri ambiti che non sono quelli lavorativi, quindi non so realmente come si comportano. Lo so per sentito dire, lo so perché provo dell'affetto verso queste persone, lo so perché le ho vissute in altri ambiti, ma vivere un amico del calcetto all'interno dell'attività lavorativa è un bordello devastante. Cioè, è inconcepibile vivere mio fratello, mia sorella, mia madre, mio padre, un parente, un cugino nell'ambito familiare, non è la stessa cosa di viverlo in ambito lavorativo. Io ho sempre vissuto con delle regole che sono di un'altra categoria, all'interno di quella categoria il rapporto magari funziona molto bene, all'interno del mio lavoro quella regola non funziona più, quindi io rischio di fare un gran casino all'interno del lavoro, ma non solo, rischio di fare un gran casino anche all'interno della famiglia, perché diventa un comportamento tremendamente pieno zeppo di compromessi e non so come gestirlo, perché se c'è qualcosa che va male non riesco a gestirlo, perché poi so che rovino l'amicizia, rovino il grado di parentela, rovino il rapporto, diventa veramente un casino assurdo e questa cosa va assolutamente gestita, e il problema è che non la puoi gestire tu. Quindi o metti qualcuno tra te e la persona o diventa un rapporto tremendamente difficile, ma anche se metti qualcuno tra te e la persona tenderà sempre a scavalcare il tuo intermedio e comunque qualsiasi cosa accada tenderà a reputare te la persona che causa quel tipo di condizione. Il terzo tipo di errore è quello di scegliere la persona in base al prezzo. Che cosa intendo? A volte l'imprenditore cerca di spendere il meno possibile per avere le persone, ed è corretto perché i costi sono realmente molti. Cioè, se io assumo una persona a 1100, 1200, 1300 euro, alla fine della fiera io quello stipendio lo pago 2.4 volte lo stipendio, se vado a calcolarci dentro tredicesima, quattordicesima, tasse, cioè il costo azienda è nettamente più elevato di quello che è il netto. Se vado ad aggiungerci anche la formazione che le devo fare, i casini che dovrò avere chiaramente nel primo periodo, perché parliamoci chiaro, quando metto dentro una persona in azienda, per quanto esperta essa sia, non è esperta del mio settore o del ruolo nel mio settore o non è esperta delle mie procedure, quindi mi costerà formazione, mi costerà errori sul campo, mi costerà qualche disputo col cliente, mi costerà il mio tempo è tremendamente prezioso, quindi costerà il tuo tempo e il tuo tempo costa carissimo, un tempo super salato. Basta che tu faccia, per capire il tempo di un imprenditore, quindi ti do questa piccola pillola, è molto spannometrica come valutazione, ma è tremendamente utile. Il tuo tempo costa la tua produzione annuale come azienda diviso il numero di giorni e di ore che lavori. Quindi se io fatturo 1 milione di euro e lavoro 200 giorni all'anno, okay, un mio giorno costa 5.000 euro, una mia ora, diciamo che io lavoro 8 ore, costerà circa 600-700 euro l'ora. Okay? Quindi ogni ora che io perdo costa quella cifra lì.
capisco che è un ragionamento spanometrico, però se tu conti che senza di te l'azienda non va avanti, la tua produzione, la tua testa produce la produzione dell'azienda e quindi questo è il tuo valore aziendale. Fai questo rapido conto, vedi quante ore investi nell'introduzione di una persona, nei colloqui di selezione, nella sostituzione della persona. Già solo fare i colloqui di selezione, se tu costi 500 euro l'ora e fai 10 colloqui di selezione, hai bruciato, non sapendolo, 10.000 euro, perché se tu fossi andato a gestire il tuo lavoro diretto, diciamo che sei un commercialista, se tu vai a gestire clienti e quant'altro, il tuo tempo è produttivo. Se tu fai il dentista e vai a gestire pazienti, il tuo tempo produttivo è a quel valore lì. Se tu hai un'impresa di produzione e vai da clienti, il tuo tempo produttivo genera valore, genera vendite, genera incassato. Quindi il nostro tempo dedicato al lavoro diretto genera un sacco di denaro. Se facciamo dell'altro invece che quello, se non pensiamo all'azienda, semplicemente quel valore resta uguale. Quindi se tu hai un valore medio di 500 euro l'ora, 300 euro l'ora, 1000 euro l'ora e dedichi 10 ore a fare colloqui di selezione, e stiamo parlando veramente di poco tempo in 10 ore, perché conta quante ore dedichi a preparare gli annunci, quante ore dedichi a valutare i CV, quante ore dedichi a parlare con le persone, quante ore dedichi a fare il secondo colloquio, quante ore dedichi a fare il terzo colloquio, perché a volte si fanno anche tre colloqui, quante ore dedichi al consulente del lavoro per preparare il contratto e a vendere la proposta alla persona, e dopo di seguito quante ore dedichi a formare la persona, a starle dietro, a verificare quello che fa, a parlarci, a cercare di motivarlo un po'. Tu vedrai che nel processo di selezione meno di 20-30 ore non dedichi, e se il tuo costo è di 500 euro l'ora, a 30 ore, ed è un costo veramente basso, hai investito, senza parlare dello stipendio, almeno 15.000 euro. Allora comprendi che l'investimento è elevato. Se tu vai a cercare una persona che per forza di cose deve essere tirocinante, stagista, apprendista, vuoi pagare poco, perché è anche corretto tenere i costi aziendali bassi, però sai che non ti puoi portare a casa un grande campione, un fenomeno della Madonna. Cioè, se vai tecnicamente, con tutto rispetto parlando, a fare la spesa alla Lidl, al discount di turno, non ti porti a casa sicuramente il livello di qualità del cibo che potresti trovare da Italy o in grandi supermercati. Questo è pacifico. Quindi anzitutto devo fare attenzione a quello che spendo. Dall'altra parte, non è detto che se io spendo molto denaro necessariamente mi porto a casa una persona di grande qualità. Quindi devo fare una grande lavorazione e devo capire esattamente come andare a selezionare la persona. Devo capire che l'investimento che faccio nella persona è lo stesso investimento che faccio nel macchinario, nella fiera, nella tecnologia, nel computer che vado a prendere, nell'automobile. Cioè mi porto a casa molto probabilmente ciò che sto investendo. Quindi devo far seguire, volendo, un piano incentivante che comprenda anche formazione, comprenda la crescita delle persone. Ora, una volta che abbiamo capito i tre errori a cui io devo fare molta attenzione, perché una persona può far schizzare in alto le prestazioni dell'azienda, ma può anche distruggerla. Ho conosciuto persone che hanno veramente creato dei danni della Madonna. Guarda, ti racconto questa storia perché mi è capitata con un imprenditore molto, molto tempo fa. Un marchio nascente, anzi te la racconto da come me l'hanno raccontata. Una volta incontro questo imprenditore durante un corso di formazione, stavo mettendo a posto alcuni processi dell'azienda, alcuni processi nella gestione del personale, e stavamo vedendo come far performare le persone. E lui a un certo punto salta fuori, tira una grandissima bestemmia in quel momento e dice: cazzo, sai che una settimana fa, che avevamo appena iniziato a lavorare, questa cosa mi è capitata con la mia centralinista, perché sono andato a fare una fiera di settore e in quella fiera di settore ho conosciuto il signor X, che è il proprietario di un notissimo brand, di uno che è diventato i brand più noti in un settore dell'abbigliamento. Allora mi dice, parlando con questo signore, lui mi dice: ah, ma sei tu X? E dice: sì, certo, sono io. Perché? E lui dice: sai, 10 anni fa, quando ho chiamato in azienda,
Cioè, avevo bisogno di un partner per produrre la merce, perché avevo solo l'idea del marchio, avevo l'idea del concept, avevo l'idea di quello che volevo fare, ma non avevo la capacità produttiva. Allora chiamai diverse aziende, ma principalmente volevo la tua, perché avevo sentito parlare di voi, avevo sentito parlare che la produzione era molto buona, che davate qualità, che davate assistenza, e quindi avevo scelto voi. Ho chiamato la tua azienda, naturalmente questo signore parlava solo inglese, e ho chiamato parlando inglese. La receptionist mi ha balbettato qualcosa, ma non riusciva a capire quello che dicevo, questo è quello che l'idea che mi sono fatto, e mi ha sbattuto giù il telefono. Allora ho trovato un'altra azienda e ho cominciato a lavorare con loro. Peccato che questa seconda azienda oggi fatturi con questo signore 50 milioni di euro di produzione. Quindi il mio vecchio cliente si è perso 50 milioni di euro di produzione. In quel momento lui, quando è tornato in azienda, non avevamo ancora iniziato a lavorare assieme, eravamo nelle prime giornate, ha licenziato direttamente la persona, perché ha detto: ah, tu hai parlato col signor X tanto tempo fa? E ha detto: sì, mi ricordo qualcosa del genere. Quindi si ricordava benissimo l'episodio, perché gliel'ha raccontato molto bene. Gli ha detto: bene, quella è la porta, vai. Ora, tu puoi capire che una situazione del genere per un imprenditore è un danno impressionante. Immagina una receptionist che risponde male ai clienti, o non necessariamente risponde male, risponde in maniera sufficiente a uno dei tuoi clienti, gli dice sì, la richiamo tra un giorno, e poi lo richiama dopo 20 giorni se capita. Hai idea a me quante volte capita che una receptionist, una centralista mi dica sì, la richiamo subito, e poi non mi richiamano mai? Ora, io non è che sono l'uomo più ricco del mondo, ma sicuramente non me la passo male. Se chiamo qualcuno e voglio comprare qualcosa, questa cosa mi capita volentieri. Mi è capitata che al mio compleanno sono andato in una nota orologeria di Lugano per comprare un orologio. L'orologio costava 15.000 franchi, quindi super giù 13.500-13.600 euro. Ho richiesto alla persona quel tipo di orologio, la persona mi ha detto che non ce l'aveva, ha detto me lo faccio arrivare da un altro negozio che hanno in giro per la Svizzera, così glielo faccio vedere, la chiamo in uno o due giorni, tempo che mi arrivi. Sono passati 4 mesi e io quella telefonata non l'ho ancora ricevuta. Nel frattempo mi sono comprato un banalissimo orologio da fitness e quella persona ha perso 15.000 franchi. E quindi ha speso 13.500 euro. E questo è un aspetto molto importante da sapere. Quindi le persone possono determinare il successo o il fallimento di un'attività, possono, nel senso che possono contribuire enormemente. Noi come imprenditori non siamo tutti i giorni su tutti i ruoli di lavoro, dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Quindi con chi è che dobbiamo avere a che fare? Anzitutto dobbiamo avere a che fare con le persone volonterose, con gente che ha voglia di fare, con gente che ha voglia di lavorare, e dobbiamo saperle selezionare in questo modo. Due, dobbiamo avere a che fare non con persone che sanno fare qualcosa, ma con persone che sanno avere prestazioni. Quando tu vai a selezionare una persona, non devi selezionare gli skills tecnici, devi selezionare A, se è felice, B, se sa produrre. Perché questo? Perché a lavorare, a insegnare le procedure tecniche ci si mette relativamente poco. Non puoi insegnare a una persona ad essere felice, a sorridere o ad essere in un certo modo. C, devi capire se la persona ha realmente un passato produttivo, perché noi, ahimè, siamo nell'era della produttività e dobbiamo selezionare persone volonterose, felici e che abbiano anche una produttività in canna, quindi che sappiano fare qualcosa. In poche parole, quando fai un processo di selezione, devi sapere quanto ti costerà inserire in azienda una persona e come fare per tirarli su. Questo è un aspetto fondamentale, quindi avere non solo un ottimo metodo per selezionare, quindi delle domande e una procedura di selezione veramente forte e veramente precisa a livello del mirino di un cecchino, ma devi anche avere una serie di strumenti che facciano in modo di comprendere la persona nel tempo, perché sennò che cosa capita? Noi inseriamo una persona con tutte le speranze del mondo oggi, ne vediamo solo la bellezza, ne diamo solo l'opportunità e pensiamo che sia una Ferrari. Poi tra 6-8 mesi, quando la persona è rientrata nelle sue abitudini, noi siamo rientrati nelle nostre abitudini e quant'altro, scopriamo che non era una Ferrari ma è un vecchio Calesse, o non era un campione ma semplicemente un grande carciofo, e per noi a quel punto diventa il disastro dell'investimento. Tu devi fare molta attenzione
a questi aspetti e in altri video ti spiegherò come rintracciare il fatto che la persona sia volenterosa, sia abile, felice, abbia un passato realmente produttivo e quindi come calcolare l'investimento. Oggi a te basta sapere che inserire una persona ti costa ogni tua ora lavorativa portata avanti per selezionare quella persona e se per caso sbagli la persona, quei 15.000 euro di cui abbiamo parlato prima o se ti rifai il conto diventa ancora magari più grande investimento, se sbagli la persona quel costo ti costa il doppio, il triplo a volte perché magari devi inserire due, tre volte la persona perché puoi sbagliarla, quindi per calcolare quanto ti costa inserire una persona intanto fatti questo conteggio, stabilisci quanto costa, anzi quant'è il fatturato, l'incassato della tua attività. Dividi quell'incassato per il numero di giornate lavorative, quell'importo lo dividi per il numero di ore che mediamente lavori in un mese, scusami, in un giorno, e quello è l'importo che tu spendi e che tu vali e che poi investi e spendi nella gestione di un'attività di una persona. Quindi se io fatturo 100.000 euro e lavoro 100 giorni all'anno, io costo 1.000 euro al giorno, diviso per, se lavoro 5 ore al giorno, costo 200 euro l'ora, quindi se io investo un'altra volta le mie 30 ore, io ho investito 6.000 euro, se per sbaglio la selezione, investo 12.000 euro, più tutti i danni collegati, clienti persi, e a quel punto il conto diventa molto più facile da ritradurre, le mie incazzature, perché chiaramente la sera a casa sono lì che porcono, che dico parolacce, che non sto bene, e mi costa tutta la formazione che eventualmente devo andare a fare. Quindi prova a far mente locale su questi aspetti e vedrai che la selezione personale assumerà un'importanza molto 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 differente.